pezzo di giacchetta dopo il bolide di Brunetti respinto da Amato. La prodezza del vivace attaccante rossoblu può fedelmente sintetizzare tutto ciò che di buono il Taranto mette in campo. Grinta, voglia di rifarsi dopo lo 0-4 di Udine, una disposizione tattica guardinga. L'Avellino è altrettanto valido tatticamente, ma commette l'errore di interpretare la partita solo in chiave difensiva, non tentando quasi mai la sortita offensiva, limitandosi a chiudere ogni varco alla manovra dei tarantini. Si spiega così anche lo spettacolo deludente offerto dai 90 minuti dello Iacovone. In tutta la partita Spagnolo e Amato intervengono solo sporadicamente, mai perché chiamati in causa da conclusioni veramente pericolose. La cronaca dice poco o niente, l'avvio pericoloso del Taranto si traduce solo in una conclusione ravvicinata di Clementi al primo. L'Avellino si fa vedere nella metà campo ionica al 23esimo, il colpo di testa di Cinello si perde alto sulla traversa. Nient'altro nel primo tempo, nella ripresa il Taranto cerca di rompere gli indugi, Nicoletti sostituisce lo stanco Filardi con Agostini, è il segnale più chiaro della voglia di vincere dei rossoblù che si materializza nel gol di giacchetta già descritto. Violenta ma sterile la reazione degli irpini che in concreto produce solo l'espulsione di Miggiano ed una conclusione di Cinello su punizione ampiamente fuori bersaglio. Simone Giacchetta, è arrivato finalmente il giorno del tuo primo gol in Serie B? Sì, forse oggi ecco, ho bagnato questo gol con il mio onomastico, è stata una giusta coincidenza, speriamo che venga ancora San Simone, purtroppo capita solo una volta all'anno, speriamo di fare gol ugualmente. Ed è un gol che dedichi a te stesso? Ma sì, direi di sì, perché mi paga senza dubbio di enormi sacrifici fatti fino adesso, di un lavoro fatto ecco, sempre alle spalle del gruppo, quando non mi sono mai messo in luce. Spero anche con questo gol di ripagare con la fiducia del mister, che mi sta dimostrando mano a mano, facendomi giocare sia in casa che fuori, ecco, e di promettere al mister di impegnarmi sempre al massimo, così come lo promette ai tifosi. Allora, mister Nicoletti, in che cosa è cambiato il Taranto rispetto a 7 giorni fa a Udine? Ma sicuramente un Taranto più compatto, più attento, più concentrato e più umile. Una squadra dove fin dall'inizio ha cercato di far sua la partita, anche se qualche volta non sempre con estrema lucidità. Però direi che oggi ai ragazzi non va imputato nulla e principalmente sul piano dell'impegno, ecco, della volontà, io credo che si debbano ringraziare perché hanno fatto una buona gara. L'Avellino ha reso abbastanza difficile al Taranto la strada per il gol. Lei come aveva pensato di superare queste difficoltà? Ma noi volevamo in velocità, nel reparto avanzato, ecco la posizione di Giacchetta largo sul settore di sinistra nel primo tempo e destra nel secondo, con Clementi che si cercava di sgusciare un pochettino in queste maglie della retroguardia dell'Avellino, tentando anche qualche gioco di sortita anche in contropiede, ma principalmente con Turrini nel settore centrale per avere la possibilità di bucare. Sulle due fasce laterali avevamo Filardi e D'Ignazio, non sempre siamo riusciti ad arrivare sul fondo a mettere questa palla, però direi che tutto sommato ecco, non era facile incontrare una squadra come questa dove si è affidata spesso.